In questo video parleremo della teoria della relatività ristretta di Einstein e anche di fede. Direte voi che c'entra la relatività ristretta di Einstein con la fede? Vedrete come le cose vanno d'accordo. Certamente si deve essere teisti, comunque persone che credono in un qualcosa, no? Chi definisce Dio, chi definisce il creatore di ogni cosa. Chi definisce Brahma, Allah, Geova, cioè comunque il creatore di ogni cosa, la coscienza cosa. Ma parliamo prima di scienza. Questo logicamente perché il mio canale lo dice proprio tra scienza e fede, Michele Nardelli, String Theory, tra scienza e fede. Quindi le due cose cerchiamo di trovare una sorta di connessione. Ma andiamo alla dilatazione del tempo e contrazione delle lunghezze. Vediamo perché parliamo di queste cose. Ci aiutiamo con Wikipedia e cominciamo a leggere. In fisica la dilatazione del tempo, in accordo con la teoria della relatività ristretta, appunto, come dicevo prima, è il fenomeno per cui la durata di un medesimo evento risulta maggiore se misurata in un sistema di riferimento in moto rispetto a quello assunto come solidale con l'evento. La dilatazione temporale diventa rilevante solo se la velocità relativa tra i due sistemi di riferimento è una frazione significativa, maggiore del 10% della velocità della luce nel vuoto. Quindi, dilatazione del tempo significa che la durata di un medesimo evento risulta maggiore se misurata in un sistema di riferimento in moto rispetto a quello assunto come solidale con l'evento. Quindi, non solo, questa dilatazione temporale, questo fenomeno diventa rilevante solo se la velocità relativa tra i due sistemi di riferimento è una frazione significativa, deve essere almeno maggiore del 10%, della velocità della luce nel vuoto, che è 299.792.458 km/s. Ora, l'evento E maiuscolo, misurato da un osservatore O maiuscola, che si trova nel sistema di riferimento S maiuscola, solidale ad E maiuscola. Evitiamo di dire maiuscola, mettiamo solo i nomi delle lettere, sennò non finiamo più. L'evento E, misurato da un osservatore O, che si trova nel sistema di riferimento S, solidale ad E, quindi in quiete rispetto ad E, ha durata de tau, tempo proprio, che risulta essere la durata minima possibile. Un osservatore O' che si trova nel sistema di riferimento S' con velocità relativa V rispetto ad S misurerà per lo stesso evento E una durata delta T maggiore data da una relazione matematica. Delta T uguale gamma per delta tau, dove delta t è l'intervallo di tempo misurato dall'osservatore O' nel sistema di riferimento S', mentre delta tau è il tempo proprio, l'intervallo di tempo misurato dall'osservatore O in S. Gamma minuscola, è uguale a 1 fratto radice quadrata di 1 meno b fratto c al quadrato. Questa formuletta si chiama fattore di Lorentz. Sarebbe Anton Hendrik Lorentz. Questo fattore di Lorentz è importante per la spiegazione matematica della dilatazione del tempo e della contrazione delle lunghezze. Infatti, vediamo se gamma maggiore di 1, gamma è maggiore di 1 se v è diversa da 0, gamma uguale a 1 solo se i due sistemi di riferimento S ed S' sono in quiete uno rispetto all'altro. V è la velocità relativa tra due sistemi di riferimento S ed S', C è la velocità della luce nel vuoto. Qui ci riassume un po', diciamo, il contenuto della formula, della formula che riguarda il fattore di Lorentz gamma. Quindi, rivediamo, l'evento E, misurato da un osservatore O, che si trova nel sistema di riferimento S, solidale ad E, cioè solidale all'evento, quindi in quiete rispetto ad E, a durata delta tau, tempo proprio.
quindi è la durata minima possibile. Un osservatore O' che si trova nel sistema di riferimento S' con velocità relativa a V rispetto ad S misurerà per lo stesso evento E una durata delta T maggiore data dalla relazione delta T uguale gamma per delta tau, dove gamma è il fattore di Lorentz che è dato da questa espressione che vedete, 1 fratto radice quadrata di 1 meno V fratto C al quadrato. Va notato che essendo V la velocità relativa tra i due sistemi, il fenomeno è reciproco, giustamente. Risulta del tutto equivalente assumere che S, in cui si trovano E ed O in quiete uno rispetto all'altro, sia fermo e che S' si muova con velocità V, oppure che S' sia fermo mentre S, e quindi anche E ed O, si muove rispetto ad S' con velocità relativa a V. La stessa cosa. Questo riguarda la dilatazione del tempo. Questo che significa? Significa che più ci avviciniamo alla velocità, questo non sta scritto, ve lo dico io, più ci si avvicina alla velocità della luce, quindi maggiore del 10% della velocità, più ci avviciniamo a quella velocità e il tempo si dilata, rallenta. Ma il sistema di riferimento, come abbiamo detto, deve essere in moto rispetto a quello assunto come solidale con l'evento. Un sistema di riferimento in moto, prendiamo ad esempio un'astronave che viaggia a 200.000 km al secondo, 200.000 km al secondo, quindi praticamente una frazione considerevole della velocità della luce, la velocità della luce è 299.792.458 km al secondo, il tempo per il sistema di riferimento astronave passa più lentamente rispetto al tempo del sistema di riferimento Terra da cui è partito l'astronave. E qua c'è il paradosso di gemelli, il famoso paradosso di gemelli. Se ci sono due gemelli, uno rimane a Terra, l'altro prende l'astronave che si muove a una velocità vicina a quella della luce, per il gemello nell'astronave il tempo passa più lentamente rispetto al sistema di riferimento del gemello, che è il sistema di riferimento nostro, quello della Terra. Lui compirà il viaggio di andata e ritorno in, diciamo, 20 anni. Quando saranno passati 200? Ho fatto un esempio così, tanto per farvi capire cosa intendiamo per dilatazione del tempo. Quindi una sorta di viaggio nel tempo, andare e venire a una velocità prossima a quella della luce dalla Terra a un, diciamo, a una stella, a un sistema solare più lontano, alla velocità della luce, il tempo che percorriamo nell'astronave, nel sistema di riferimento astronave, è rallentato rispetto al sistema di riferimento Terra. Vediamo la contrazione delle lunghezze. La contrazione delle lunghezze in fisica, prevista sempre dalla teoria della relatività ristretta, è la riduzione della misura della dimensione di un oggetto nella direzione del suo moto rettilineo uniforme rispetto a un osservatore. Tale riduzione risulta significativa, anche qui, come per la dilatazione del tempo, per velocità paragonabili alla velocità della luce. Viene anche chiamato contrazione di Lorentz-Fitzgerald, perché ipotizzata per la prima volta dagli studiosi Hendrik Antoon Lorentz e George Francis Fitzgerald, seppur con significato diverso. Ok. Nel 1892, sì, vado un po' avanti, sennò diventa troppo pesante. Nel 1892 Lorentz sostenne che un simile effetto potesse essere previsto basandosi sulla teoria elettromagnetica e sulla teoria elettronica della materia. Lorentz asserì, quindi dobbiamo leggere prima questo, dopo aver letto un articolo di Oliver Earnside che mostrava che i campi elettrici e magnetici erano deformati dal moto, campo elettrico e magnetico sono deformati dal moto,
Fitzgerald dedusse che similmente, quando un corpo si muove attraverso lo spazio, subisce una deformazione causata dal movimento, che questo può spiegare il risultato nullo dell'esperimento. Fitzgerald suggerì la contrazione di una lettera nel 1889 a Sainz, che rimase inosservata, finché nel 1892 Lorentz sostenne che un simile effetto potesse essere previsto basandosi sulla teoria elettromagnetica e sulla nota teoria elettronica della materia. Lorentz asserì che quando un corpo si muove attraverso lo spazio, la sua dimensione parallela alla traiettoria si riduce di una quantità dipendente dalla velocità. Se la velocità del corpo è v e la velocità della luce c, la contrazione è nella proporzione di 1 sta a radice quadrata di 1 meno v al quadrato fratto c al quadrato. Che è la stessa cosa, 1 fratto radice quadrata di 1 meno v al quadrato fratto c al quadrato. Per la Terra, per esempio, che si muove a circa 30 km al secondo, la contrazione risulterebbe essere circa di una parte su 200 milioni, che si traduce di circa, in circa 6 centimetri sul diametro del pianeta. Questo piccolo cambiamento poteva dare ragione del risultato negativo dell'esperimento di Michelson-Morley, comportando che la sorgente della luce e lo specchio siano più vicini quando sono disposti lungo la direzione del moto della Terra. La contrazione con un fondamento teorico rigoroso e del tutto diverso entrò successivamente a far parte della relatività ristretta come conseguenza del secondo postulato della teoria, che stabilisce la costanza della velocità della luce. Però a quanto pare bisogna leggere anche questo. Ritorniamo da capo, quindi ripeto, in fisica la contrazione delle lunghezze prevista dalla relatività ristretta è la riduzione della misura della dimensione di un oggetto nella direzione del suo moto rettilineo uniforme rispetto a un osservatore. Tale riduzione risulta significativa per velocità paragonabile alla velocità della luce. La prima idea di contrazione delle lunghezze fu la contrazione di Lorentz Fitzgerald, proposta da George Francis Fitzgerald e indipendentemente approfondita ed estesa da Hendrik Antoon Lorentz per spiegare il risultato negativo dell'esperimento di Michelson-Morley, che tentava di riconoscere il moto relativo della Terra rispetto all'etere. Dopo aver letto un articolo di Oliver Heaviside che mostrava che i campi elettrico e magnetico erano deformati dal moto, Fitzgerald dedusse che similmente, quando un corpo si muove attraverso lo spazio, subisce una deformazione causata dal movimento e che questo può spiegare il risultato nullo dell'esperimento, l'esperimento di Michelson-Morley. Fitzgerald suggerì la contrazione in una lettera del 1889 a Sainz, che rimase inosservata, fin quando nel 1892 Lorentz sostenne che un simile effetto potesse essere previsto basandosi sulla teoria elettromagnetica e sulla teoria elettronica della materia. Lorentz asserì che quando un corpo si muove attraverso lo spazio, la sua dimensione parallela alla traiettoria si riduce di una quantità dipendente dalla velocità. Se la velocità del corpo è v e la velocità della luce c, la contrazione è nella proporzione 1 diviso radice quadrata di 1 meno v al quadrato fratto c al quadrato. E fa l'esempio della Terra. Nella relatività ristretta, la formula della misura della lunghezza di un oggetto in moto rispetto a un osservatore è L uguale L con P fratto gamma di V uguale L con P che moltiplica radice quadrata di 1 meno V al quadrato fratto C al quadrato, dove L e P è la lunghezza propria, cioè la lunghezza misurata da un osservatore in quiete rispetto all'oggetto. L è la lunghezza misurata da un osservatore in moto relativo rispetto all'oggetto. V è la velocità relativa tra osservatore e oggetto. E C è la velocità della luce. 1 fratto radice quadrata di 1 meno V al quadrato fratto C al quadrato è quello che abbiamo visto prima sopra, questa, eccola qua, viene detto fattore di Lorentz. Va notato che il fattore di Lorentz è sempre maggiore o tutto al più uguale a 1
e che per lunghezza ci si riferisce alla dimensione dell'oggetto parallela alla direzione del moto. Inoltre, per l'osservatore in moto relativo rispetto all'oggetto, la lunghezza è calcolata sottraendo le distanze delle estremità misurate simultaneamente. Un osservatore a riposo che guarda un oggetto che si sposta idealmente alla velocità della luce dovrebbe vedere la sua dimensione nella direzione del moto uguale a zero, il che suggerisce anche indipendentemente da altre ragioni che un oggetto dotato di massa non può raggiungere tale velocità. Quindi, significa che come il tempo rallenta man mano che ci avviciniamo alla velocità della luce, il tempo rallenta, la lunghezza si, le lunghezze si accorciano. Diciamo, raggiungendo la velocità della luce, la dimensione di questo oggetto che si sposta idealmente alla velocità della luce diventerebbe uguale a zero nella dimensione del moto. Okay? Riduzione della misura di un oggetto nella direzione del suo moto rettilineo uniforme rispetto a un osservatore. Se il moto, diciamo, eguaglia in teoria la velocità della luce, la dimensione di tale oggetto, la riduzione della misura della dimensione di tale oggetto diventa pari a zero. Quindi alla velocità della luce la misura della dimensione di un oggetto è zero e il tempo si ferma. Il tempo si ferma e la riduzione della misura della dimensione di un oggetto tende a zero, uguale a zero. E qua poi c'è una parte, diciamo, matematica che ci dice come le trasformazioni che vengono le trasformazioni di Lorentz. Ora passiamo alla fede. Della fede parliamo di tempo, quindi di durata, di eternità, approfittando del concetto di tempo, ho pensato di mettere questa parte importante della. L'uso del termine giorno per indicare periodi di tempo di diversa durata è evidente in Genesi, nella storia della creazione, dove si parla di una settimana di 6 giorni creativi, seguiti da un settimo giorno di riposo. La settimana che gli ebrei dovevano osservare sotto il patto della legge data loro da Dio era una copia in miniatura della settimana creativa. Nelle scritture il resoconto di ciascun giorno creativo termina con le parole si faceva sera e si faceva mattino, un primo, un secondo, un terzo, un quarto, un quinto e un sesto giorno. Il settimo giorno invece non si conclude così. Questo sa indicare che il periodo durante il quale Dio si riposa dalle sue opere creative riguardo alla terra non si era concluso. L'Apostolo Paolo spiegò che il riposo di Dio continuava ancora nella sua generazione, e questo più di 4.000 anni dopo che il settimo giorno di riposo era iniziato. È quindi evidente che ciascun giorno creativo o periodo di lavoro era lungo perlomeno migliaia di anni. Ecco, qua già vediamo. Un giorno creativo per Dio è uguale a migliaia di anni secondo la nostra, il nostro sistema di riferimento, il nostro cronotopo, come si dice. Okay? Un'enciclopedia osserva: i giorni della creazione erano giorni creativi, fasi dell'opera, ma non giorni di 24 ore ciascuno. Attenzione, e qua entra in gioco la relatività, cioè i sistemi di riferimento. Il sistema di riferimento coscienza cosmica non è il sistema di riferimento uomo, terra, dove stiamo noi. In Genesi l'intero periodo di 6 unità di tempo, giorni creativi dedicati alla preparazione del pianeta Terra, è compreso in un unico giorno. Questa è la storia dei cieli e della Terra nel tempo in cui furono creati, nel giorno che Dio fece terra e cielo. Lo chiama giorno. La condizione dell'uomo non si può paragonare a quella del creatore, che non risiede all'interno del nostro sistema solare,
e su cui non influiscono i suoi vari cicli ed orbite. Quindi non risiede in questo sistema di riferimento. Di Dio che da tempo indefinito a tempo indefinito. Nei Salmi viene detto: mille anni sono ai tuoi occhi come ieri, quando è passato, e come una veglia durante la notte. Analogamente l'Apostolo Pietro scrive che un giorno è presso Dio come mille anni, e mille anni come un giorno. È chiaro? È chiaro. Ecco, questo è un anticipo di quello che è stato detto prima, della dilatazione del tempo. Quindi dipende dal sistema di riferimento in cui ci troviamo. Sul sistema di riferimento Terra passano mille anni. Per il creatore di ogni cosa, per la coscienza cosmica, è un giorno. Un giorno sono mille anni, mille anni sono un giorno. A seconda del sistema di riferimento in cui ci troviamo e in cui vogliamo misurare la cosa. Scusate. Per un uomo 1.000 anni rappresentano 365.242 singole unità di tempo, costituite da giorno e notte, ma per il creatore sono un unico periodo di tempo ininterrotto in cui egli comincia a svolgere una determinata attività e la porta a felice conclusione. Come un uomo inizia un lavoro la mattina e lo termina alla fine della giornata, Dio è colui che dà origine al nostro universo, in cui tempo, spazio, movimento, massa ed energia sono necessariamente interdipendenti. Secondo il suo proposito, egli li controlla tutti e riguardo alle sue creature sulla Terra stabilisce precisi periodi di tempo in cui agire nei loro confronti, determinandone persino il giorno e l'ora, e li osserva con la massima puntualità. E quindi da questo arriviamo al concetto di eternità. E che cos'è l'eternità? Pensate che il tempo possa veramente continuare a scorrere all'infinito? Ebbene, non c'è dubbio che il tempo si estende all'infinito nel passato. Perché allora non potrebbe estendersi all'infinito nel futuro? In effetti, parlando di Dio, la Bibbia dice che viene lodato da tempo indefinito fino a tempo indefinito. Come la matematica. La retta, immaginatevi la retta che va da meno infinito a più infinito, quindi da tempo indefinito fino a tempo indefinito. Cosa significa questa espressione? Possiamo essere aiutati a capirlo, infatti ho fatto l'esempio della retta, facendo riferimento a qualcosa di analogo, lo spazio. Quanto è esteso lo spazio? Ha dei limiti? Sino a 400 anni fa si pensava che la Terra fosse il centro dell'universo. Poi Galileo costruì il telescopio che consentì una visione dei cieli molto più ampia. Con esso Galileo riuscì a vedere un numero molto maggiore di stelle e poté dimostrare che la Terra e altri pianeti girano attorno al Sole. La Via Lattea, cioè la nostra galassia, non appariva più lattea. Risultò essere una galassia con circa 100 miliardi di stelle. Non potremmo mai contare tutte queste stelle, neppure se impiegassimo una vita. Successivamente gli astronomi individuarono miliardi di galassie che si estendono all'infinito nello spazio, per quello che si può vedere con i più potenti telescopi. Pare che lo spazio non abbia limiti. Lo stesso può dirsi dell'eternità, non ha limiti. Quindi, se lo spazio non ha limiti, anche l'eternità non ha limiti. Attualmente si sa che sono centinaia di miliardi di galassie, forse 300 miliardi di galassie, ognuna delle quali contiene da 100 a 300 miliardi di stelle. Questo solo nell'universo osservabile. Attenzione. Sembra che la nostra fragile mente umana non sia proprio in grado di afferrare il concetto di eternità. Tuttavia, c'è qualcuno, lo metto in maiuscolo qualcuno perché è colui che è il creatore di ogni cosa. Tuttavia c'è qualcuno che lo comprende perfettamente il concetto di eternità. Egli può contare, sì, persino dire il nome degli innumerevoli quadrilioni di stelle raggruppati nei miliardi di galassie. Egli dice: alzate gli occhi in alto e vedete chi ha creato queste cose. Colui che ne fa uscire l'esercito persino a numero, che tutte chiama persino per nome.
a motivo dell'abbondanza di energia dinamica, essendo egli anche vigoroso in potenza, non ne manca nessuno. Non hai saputo o non hai udito? Dio, il creatore delle estremità della terra, è Dio a tempo indefinito. Egli non si stanca né si affatica. Il suo intendimento è imprescrutabile. Che Dio meraviglioso! È senz'altro di Dio che dovremmo voler adorare. La nostra, quello che ci interessa è questa parte qua. Solo la coscienza cosmica, solo il creatore di ogni cosa, solo colui che diviene, quindi Dio, può comprendere perfettamente il concetto di eternità, in quanto può contare, persino dire il nome degli innumerevoli quadrilioni di stelle raggruppate nei miliardi di galassie. Non solo. Alzate gli occhi in alto e vedete chi ha creato tutte queste cose. Colui che ne fa uscire l'esercito persino a numero, quindi che conosce il numero esatto, che tutte chiama persino per nome. A motivo dell'abbondanza di energia dinamica, parla di energia dinamica. Già qui si può intendere l'energia che ha dato origine all'universo così come lo conosciamo. Prima era più piccolo di un nucleo atomico, poi tramite il Big Bang e la fase miliardesimi di secondi dopo il Big Bang dell'inflazione, l'universo si espandeva e accelerava questa espansione. Quindi invece di essere attratto come nel buco nero tutto viene attratto. Il Big Bang è una sorta di gravità repulsiva in cui tutto viene buttato fuori in maniera espansiva, quindi con espansione e accelerazione. E chi se non un'energia dinamica? Ecco qua, l'energia dinamica del creatore di ogni cosa. Quindi l'universo è manifestazione di Dio, è il pensiero che prende forma. Pensiero di Dio che prende forma e l'energia dinamica, a motivo dell'abbondanza di energia dinamica, Dio è anche energia dinamica. È la fase di espansione, di inflazione, quindi accelerazione dell'espansione dell'universo, è dovuta in un certo senso all'energia dinamica di Dio. Dio fa in modo che l'universo si manifesti. L'universo è manifestazione di Dio, il pensiero che prende forma, il potenziale che diventa attuale. Nel libro dei Salmi Davide dice del creatore Dio: Dio è il re a tempo indefinito, sì, per sempre, e ancora, Dio siede come re a tempo indefinito, Dio è il re d'eternità. Inoltre Davide afferma che questo re è eccelso, il progettista, il fattore di tutto ciò che vediamo nello spazio, dicendo: i cieli dichiarano la gloria di Dio e la distesa annuncia l'opera delle sue mani. Circa 2700 anni dopo, il famoso scienziato Isaac Newton si dimostrò d'accordo con Davide, scrivendo: questo complicatissimo sistema di soli, pianeti, comete, poté derivare solo dal proposito e dalla sovranità di un illuminato e potente essere, Newton. Quindi Newton credeva. I cieli dichiarano la gloria di Dio e la distesa, cioè la distesa è tutto ciò che noi vediamo. Le bellissime foto che ci trasmettono i telescopi, anche l'attuale telescopio Webb, il Webb Telescope, sono delle immagini meravigliose, dei quadri. Io li chiamo dei quadri di un artista, quale può essere solo un progettista intelligente, un illuminato e potente essere, come diceva Newton. Sapere che il sovrano Signore è Dio, che neppure i cieli, sì, il cielo dei cieli, possono contenere, vive in eterno, dovrebbe veramente farci sentire umili. Dio è descritto come il creatore dei cieli, il formatore della terra e il suo fattore. È la fonte di una sapienza di gran lunga più vasta di ciò che l'uomo mortale può concepire. Dio disse: farò perire la sapienza dei saggi e spazzerò via l'intelligenza degli intellettuali. E l'apostolo Paolo aggiunse: dov'è il saggio? Dove lo scriba?
Dove il contenitore di questo sistema di cose? Non ha Dio reso stolta la sapienza del mondo? Sì, come disse ulteriormente Paolo, la sapienza di questo mondo è stoltezza presso Dio. Quindi praticamente parla di cieli. Neppure i cieli, il cielo dei cieli, possono contenere il Signore Dio che vive in eterno. Che cosa sono il cielo dei cieli? Sembrerebbe, oggi che conosciamo di più rispetto a 2000 e più migliaia di anni fa, potrebbe essere le dimensioni superiori, cioè le dimensioni di cui parla anche la teoria delle stringhe, dimensioni che vanno oltre il nostro spazio-tempo quadridimensionale. Quindi, e queste dimensioni vengono chiamate cieli, oppure case, dimore a volte, ma potrebbe essere dimensione. E praticamente poi dice che Dio è la fonte di una sapienza di gran lunga più vasta di ciò che l'uomo mortale può concepire. Nessuno può eguagliare in sapienza a Dio, giustamente, sarebbe stolto, ecco appunto. Stolto è colui che la sapienza di questo mondo è stoltezza presso Dio, cioè chi si crede di sapere tutto è stolto, perché la sapienza di Dio è infinita. Ma vediamo, i corpi celesti fanno parte della creazione a cui si riferiva il re Salomone quando scrisse: ogni cosa Dio ha fatto bella a suo tempo, anche il tempo indefinito ha posto nel loro cuore, affinché il genere umano non trovi mai l'opera che il vero Dio ha fatto dall'inizio alla fine. Ecco, questa è una chiara espressione che ci fa capire che non potremmo mai comprendere tutta l'opera che il vero Dio ha fatto dall'inizio alla fine. Potremmo conoscere sempre di più, avere una teoria della gravità quantistica, per carità, un modello matematico, ma conoscere il tutto, che è l'infinito, che è l'eternità, è impossibile per noi che siamo esseri finiti. Quindi ogni cosa Dio ha fatto bella a suo tempo, anche il tempo indefinito ha posto nel loro cuore, affinché il genere umano non trovi mai l'opera che il vero Dio ha fatto dall'inizio alla fine. È veramente insito nel cuore dell'uomo cercare di trovare il significato del tempo indefinito, vale a dire dell'eternità. Ma potrà mai ottenere questa conoscenza? Rivolgendosi in preghiera a Dio, Gesù Cristo disse: questo significa vita eterna, che acquistino conoscenza di te, di Dio, il solo vero Dio, e di colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Come possiamo ottenere questa conoscenza? Studiando la parola di Dio. Così potremo acquistare accurata conoscenza dei meravigliosi propositi di Dio, incluso il provvedimento preso mediante suo figlio per darci la vita eterna su una terra paradisiaca. Attenzione, vita eterna su una terra paradisiaca non significa qui. Terra intende, si può intendere per dimora di un corpo, ok? Una vita eterna presuppone un cambio di frequenza, perché come abbiamo letto, il nostro sistema di riferimento ci dà il tempo che trascorre in secondi, minuti, ore, giorni, mesi, anni. L'eternità è un concetto da noi sconosciuto. Una vita eterna presuppone un rallentamento di tutto. E per rallentare tutto bisogna avvicinarsi alla velocità della luce. Noi viaggiamo alla velocità della luce? No. Il nostro corpo è composto da particelle. Anche il nostro corpo è composto da particelle, da stringhe, ma non viaggiamo alla velocità della luce. Se però ci fosse un cambio di frequenza, noi potremmo vivere in una maniera quasi a rallentatore. Quindi 5 miliardi di anni sarebbero un'eternità, per esempio. Ho detto 5 miliardi di anni per dire il tempo in cui, fin quando il sole non muore. Ma vivendo in maniera rallentata, perché le nostre particelle, nel nostro nuovo corpo, il corpo astrale, volendo far
per intenderci, l'anima, quello che sarà il nostro nuovo corpo, un corpo glorioso come il corpo di Gesù quando dopo 3 giorni risuscitò, la risurrezione era un corpo glorioso, un corpo differente, un corpo che poteva attraversare porte, comparire dove voleva all'improvviso a porte chiuse. Un corpo così è un corpo che praticamente è eterno, perché è composto da particelle che, a mio modesto, a mia, questa è una mia interpretazione, è come se queste particelle viaggiassero alla velocità della luce, e quindi per loro il tempo non è come lo consideriamo noi. Il sistema di riferimento corpo glorioso non è il sistema di riferimento corpo umano, tanto per cercare di intenderci. Quella sarà la vera vita, sarà in armonia con l'eterno proposito che Dio formò riguardo a Cristo Gesù, il nostro Salvatore. Noi esseri umani peccatori possiamo ottenere la vita eterna per mezzo delle istruzioni divine e della fede nel sacrificio di riscatto di Gesù. Per quanto tempo si continuerà a impartire questa istruzione? Per tutta l'eternità, perché l'umanità sarà progressivamente ammaestrata nella sapienza del Creatore. La sapienza di Dio non ha limiti. Non ha limiti, durerà eterna. Questa parola eterno potrebbe turbare, dice: mamma mia, che facciamo per l'eternità? Ma non ci renderemo conto del tempo che passa, perché non esiste la misura, non esiste il tempo, non esiste il concetto quindi di lunghezza, altezza, larghezza, tempo. Riconoscendo questo fatto, l'Apostolo Paolo esclamò: «O profondità della ricchezza e della sapienza e della conoscenza di Dio, come sono imprescrutabili i suoi giudizi e impenetrabili le sue vie!» E quindi è appropriato che Dio venga definito Re dell'Eternità. Riguardo ai cieli, i cieli appartengono a Dio, ma la terra la dà ai figli degli uomini. E poi continua nel parlare di queste, di questo, diciamo, di Genesi, della creazione, dei 6 giorni, del settimo giorno, che poi non sono altro che le fasi della creazione dell'universo, secondo l'interpretazione scientifica che si può fare oggi, che sappiamo che l'universo attraversa delle fasi, che vanno da fasi di frazioni di miliardesimi di secondo a fasi di centinaia di miliardi. Ma come abbiamo visto prima, un giorno sono 1.000 anni, 1.000 anni un giorno. Per il sistema di riferimento della coscienza cosmica di Dio, il tempo non è come lo diciamo noi. Ecco perché Gesù disse al ladrone: oggi stesso sarai con me in paradiso. Com'è possibile? Perché non esiste la misura, non esiste il concetto di misura del tempo come concepiamo noi. Quindi la vera essenza è l'eternità, la lunghezza zero e il tempo fermo. Tempo fermo, lunghezza zero. Il vuoto, il dominio del vuoto, sì, il dominio di coerenza del vuoto. Nel vuoto quantistico esiste una realtà in cui noi potremmo essere in entanglement, come diremmo oggi, cioè tutt'uno con coscienza cosmica e tra di noi, pur senza perdere la nostra individualità. Noi saremo sia noi stessi che il tutto. Saremo parte del tutto e nello stesso tempo avremo sempre la nostra individualità, che non perderemo. Ma saremo parte del tutto. Ma tutti saremo così? Questa è un'altra. Per rispondere a questa domanda, cioè se a tutti sarà concesso di vivere questa eterna, una vita eterna in uno spazio infinito, e questo c'è bisogno di un altro video. Alla prossima, grazie.